buon pomeriggio, buona domenica amici, 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 amiche, buono studio, buon mare, buon relax, buon lavoro, stazione di Verona, treni, autobus, taxi, prostitute e risorse straniere che in attesa di pagare le pensioni ai veronesi e agli italiani bivaccano, fanno, forcano, disfano, pisciano, spacciano e chi più ne ha più ne metta. Vi portiamo a spasso per una decina di minuti, se avete voglia di farci compagnia, per quella che è la stazione di una grande città del nord, del Veneto evoluto, evidentemente non sempre seguita con la dovuta attenzione dal comune, dal sindaco, visto che è frequentata come è frequentata. Siamo in compagnia, adesso andiamo, non facciamoci vedere, di due o tre persone di Verona che ci accompagnano. Andiamo su, facciamo il giro da sopra, salutiamo coloro che sono sintonizzati, 3.000 persone sintonizzate in questo momento, ragazzi, 3 persone, non di più, ho detto, e quindi eccoci qua. Questo è, vediamo che cosa ci offre qua. I residenti segnalano, residenti, studenti, lavoratori, che qua la sera, ma non solo la sera, gente varia ed eventuale, chi si trova, cosa si trova? Beh, qua normalmente si trovano drappelli di extracomunitari, la gente, tantissima gente non riesce ad uscire la sera, soprattutto in questi punti, per prostituzione, per droga soprattutto e soprattutto per la sicurezza che manca. Quindi amici di Verona, amiche di Verona, mentre qualcuno usa la sua città per fare scambi politici, culturali, con Renzi, col Partito Democratico, noi proviamo a dar voce ai quartieri dimenticati di Verona, come lo facciamo con Genova, con Alessandria, con Monza, con Como, magari arrivando dove le telecamere si dimenticano di arrivare perché vogliono far vedere che va tutto bene. Una città stupenda che potrebbe essere ancora più bella, più pulita, più curata e più sicura, perché prendere il treno non deve essere un'ansia, soprattutto per mamme e per papà. Ecco, là vediamo un po' di risorse che, per carità, magari saranno bravissime persone che sono là abbarbicate, ovviamente con telefonino, cuffietta, cappellino. Un po' più tardi mi hanno detto che arrivano prostitute e spacciatori, per intanto però abbiamo, buongiorno, buona giornata, buongiorno, buon viaggio, buona domenica. Loro aspettano il treno, immagino l'autobus, e loro aspettano di pagarci le pensioni. Eccoci. Buongiorno ragazzi, buongiorno, che si fa, si lavora, si ascolta musica, tutto bene, c'è tempo? Questo riesce a fare l'equilibrista, guardate, no, ha finito di fare l'equilibrio, ci saluta, se ne va, vabbè, ma siamo in mezzo a una strada, siamo in mezzo a una strada, che musica si ascolta? Come non è la strada? Siamo in mezzo alla strada e non siamo mica in casa, siamo in mezzo alla strada. Ascolta musica, si è scocciato, fanculo, e vabbè. Eccolo, va a cercare di pagarci le pensioni, eccolo lì, però lo smartphone ce l'ha, le cuffiette anche, va, sicuramente fra un po' torna. Diamo, ecco, anche l'amico è andato, c'è un po' di gente che va, qua ovviamente c'è il loro prezioso, cosa ci sarà lì dentro? Chi è che tocca? Assessore alla sanità, prova a valutare. Sei vaccinato? Sì, sì. Guarda che la Lorenzin, tra l'altro la Lorenzin che sostiene Tosi alla Bisinella, quindi io vaccinerei queste risorse. Cosa ci sarà nel sacchetto lasciato dalle risorse? Amici, apriamo o non apriamo? Ma. No, vabbè. Andiamo, magari dopo tornano. Se ne sono andati! Qua c'è, ecco, vabbè, qua c'è una fu bicicletta, c'è un ex bicicletta di un ex studente o di un ex lavoratore che pensava che Verona fosse una città dove lasciare la bicicletta fosse qualcosa di normale, però il lucchetto c'è, devo dire, ha funzionato il lucchetto, ragazzi, quindi non so che marca sia questo lucchetto, il lucchetto non l'hanno aperto, hanno aperto tutto il resto. Però mi spiace perché abbiamo rovinato la... Buongiorno! Qua c'è un altro, questo non ha il telefonino però, questo non ha il telefonino e le cuffiette, strano. Vabbè. Sì, ma a noi ne hanno dette un po' di tutti i colori della stazione. Buongiorno! Com'è? Ma ha detto che a quest'ora è ancora abbastanza tranquillo. Stasera si riempie un po' di personaggi.
Umanità Varia hanno segnalato un po' di prostitute, un po' di spacciatori, un po' di bevitori. C'erano molti zingari una volta che venivano qua, tanto che poi qui c'era la cabina che poi hanno tolto, però dormivano lì la notte. Ah, dormivano nella cabina? Adesso vediamo, a me spiace, abbiamo disturbato queste tre risorse che sono andate via un po' incazzate dicendo vaffanculo. Ma che ce ne sono altrettanto? Basta andare lì in mezzo. Ah, là in mezzo? Sì, andiamo a fare, andiamo, guarda. Buon viaggio, dove vai? A Roma, è lunga, ciao, buon viaggio. Ciao, salutiamo anche loro. Vabbè, ragazzi, le prime tre risorse si sono offese. Giro d'Italia, Coppi e Bartali, buongiorno. Oppala dai, eccoci. E vabbè, vediamo chi ha la maglia rosa e chi ha la maglia gialla. Si ride per non piangere, perché quelle biciclette le pagate voi comunque. Noi rimarremo col dubbio, dopo torniamo. Cosa c'è nel sacchetto? Cosa c'è nel sacchetto, ragazzi? Ci stavano per pagare le pensioni? Dov'è il sindaco di Verona? Portiamo il sacchetto nell'ufficio del sindaco di Verona? No, che poi si offende che ce l'ha con Salvini, come se il problema di Verona fosse Salvini. Vabbè, amici, andiamo, che là vedo altre risorse pronte a pagarci le pensioni. Ricordiamo che domenica prossima, dalle 7 alle 23, io so che farà caldo, che non ci avete voglia, che ci sono altri problemi, tasse, mutuo, però si scelgono i sindaci, anche a Verona, si può cambiare, si può migliorare. Quindi si sceglie Sbuarina, si sceglie la Lega, si sceglie la sicurezza, si sceglie la legalità, si sceglie il buon senso. Eccoci qua, salutiamo, buongiorno signora, buongiorno signora, un bacione, bella signorona mia. Allora andiamo a risorse, quello là è quello che ci ha mandato a fanculo prima, quindi evitiamo di farci mandare a fanculo adesso. Andiamo di là, vediamo, però andiamo in tre o quattro, non di più. Ricordiamo che domenica 25 giugno, va che bella chiesa. Poi stasera, buonasera signora, buon viaggio. Anche lei. Grazie. Vedi che c'è gente bella gioviale, bella tranquilla. Ricordiamo, Paolo, a Verona cambiare si può. Cambiare si deve, domenica prossima dalle 7 alle 23 abbiamo il nostro Sbuarina sindaco. Federico, e il primo impegno è ripulire un po' la stazione, sì, ripulire la Veronetta, ripulire sì. I quartieri popolari dimenticati da sindaci che avevano altro in testa, giusto? Certo, certo. Ecco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. La chiesa. Pastori di anime, ecco, biciclette, qua c'è il punto, aspetta, biciclette, risorse, biciclette, è un binomio inscindibile. Buongiorno ragazzi, buongiorno, aspetta, fermo Paolo, buongiorno, qua in attesa di pagare le pensioni si prende il sole, buongiorno, si dorme. Si beve, non so se il Ramadan è finito, io non sono molto esperto, ci si gratta un po' le palle, però non fa mai male una grattata di palle, no, comunque no, dai, noi non siamo tanto. Noi siamo di bocca buona e ci sta, dai, non, sì, è, che adesso, sì. Non è che uno può arrabbiarsi per una roba del genere, una grattatina. Siamo in attesa di partire? No, ciao, saluta. Qua, ma se non hanno altre risorse, ogni tanto c'è anche qualche lavoratore, qualche studente, però... Qua non vanno per la maggiore. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. 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 C'è un bel giro qua. Buongiorno. Non c'è male. Cosa fai? Dove vai? Lavori? Fai? A casa. A casa. Dov'è casa? Santa Lucia. Ah, l'ostello dove ci sono i richiedenti asilo. Speak English. Tu sei un richiedente asilo? Where are you from? I'm from Nigeria. Nigeria? Yeah. From Boko Haram? No. Western. Ah, quindi okay. Scappi dalla guerra? Ok. Da quanto tempo sei a Verona? No. Stai bene? Bene. Bene, ci credo bene. Ti vedo bello in forma. Guarda che bello. You all don't want to talk to me? Eh? Speak English, let me tell you. Ciao ragazzo. Va all'ostello a Santa Chiara, dopo andiamo anche noi a vedere l'ostello, sì, eh. Sì, sì, sì. Ciao. Ciao. Ciao, e lui sta bene, ci credo che sta bene. Fa un cazzo la mattina e la sera.
questa è una nota a margine, andiamo, ecco, voi che vi state affaccendando per pagare il mutuo a fine mese, non avete capito niente, si scappa dalla guerra, è la parola magica, si viene a Verona, si trascinano sacche, valigie, eccoli altri due, ma non stiamo particolarmente simpatici, cambiano direzione quando ci vedono, qua ci segnalano però droga e prostituzione, quindi speriamo che serva questo servizio, fatto peraltro alle 6 del pomeriggio, non stiamo parlando delle 3 della mattina, a venire a fare un po' di controlli a parte del comune di Milano, oh lì ci si stravacca, buongiorno, 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 buon lavoro, tutto bene? Tutto bene? Bene? Che lavoro si fa? Eh? Sì, va bene, non ho capito, ma in bocca al lupo, non ho capito che lavoro faceva. Sbuarina per Verona, fermo te sbuarina per Verona, fai andare avanti me. Sbuarina per Verona, va, che belle spalle. Allora, qua andiamo. Andiamo, facciamo altri due passi di là, poi torniamo indietro. Vediamo se sono tornati poi a prendersi il sacchetto che hanno abbandonato prima. Sacchetto del mistero. Va che bella bici. Provenienza. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Le scarpe non sono male. Buongiorno. Buongiorno. Buon lavoro. Ostello Santa Chiara? No. Lavoro? No, lavoro, no, è che sei scemo. Va bene, grazie, buongiorno. Che parolacce. Lavoro. Questi due qua come li vedi? Buongiorno. 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 Come stai? Bene, si va a lavorare? Sì. Sì, che lavoro si fa? Lui lavora? Lavoratore. 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 C'hanno fisico proprio. Sì. Adesso noi. Vabbè, ma ce n'è uno che lavora qua nel. Vabbè. Vabbè. Questo è tranquillo. Buongiorno. Buongiorno. Poi il telefonino non manca nessuno, adesso non è per fare. No. Non fare il populista, il solito populista. Ma sai che stiamo facendo 8.000 contatti contemporanei domenica pomeriggio? Ragazzi, Verona si può un pochino ripulire? Appello al sindaco. Puoi mandare due vigili urbani, due agenti della polizia locale a controllare un attimo che gente bivacca, stravacca, beve, piscia, caga. Vabbè che ti occupi di grande politica, delle alleanze con Renzi, con Alfano, però c'è anche la stazione a Verona. Il problema non è Salvini, il problema magari è controllare chi va, chi viene. Questo. Buongiorno. Buongiorno. Questa va. Torniamo di là. Questo è, ripeto, il problema. Poi magari sono tutte persone che sono grandi lavoratori, grandi lavoratrici. Magari i residenti ci segnalano spaccio, prostituzione perché sono populisti. Sono razzisti e un po' leghisti. Però, vabbè. Non abbiamo visto un vigile urbano che sia uno, giusto? Da quando siamo qua? Buongiorno. 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 Ostello Santa Chiara? No. Buongiorno. Ciao. No. Non ci cagano proprio di striscio, come si dice a Oxford. Vabbè. Poi andiamo, qua ce ne sono alcune centinaia di presunti profughi, giusto? Sì. Ospitati a spese dei veronesi e degli italiani. Purtroppo ce ne saranno qualche migliaio. In alcuni quartieri popolari, poi andiamo a dare un'occhiata senza dire dove, così non vanno a far pulizia prima, perché di solito dove arriva la Lega, l'ho visto ad Alessandria, l'ho visto a Genova, il sindaco fa il fenomeno, manda a pulire i cestini, manda a spazzare le strade. Sì, sì. Noi stasera facciamo due passi in due o tre quartieri popolari di Verona e faremo il gioco. Trova l'italiano. Trova l'italiano. Cioè trova l'italiano che paga le tasse e paga l'affitto. Sì, sì. È un bel gioco. E ripeto, non siamo a Calcutta, siamo in una bellissima città, nella patria di Giulietta e Romeo, nella patria del lavoro, nel tempio del calcio, ahimè lo dico da milanista. Però un po' di decoro, un po' di pulizia, un po' di attenzione, un po' di rispetto, di ordine pubblico, non ci vuole tanto. Però ripeto, mandare due pattuglie dei vigili a controllare chi va, chi viene, chi ruba, chi spaccia, chi batte. E chi batte, stasera facciamo anche magari, come si diceva ai nostri tempi, un pochino di puttantura. Sì, dai, andiamo a vedere dove c'è. Per spiegarvi tariffe, perché ci sono alcune scene, ci hanno segnalato soprattutto le mamme che non sono degne, ma non di Verona, è una città normale, pulita, tranquilla. Vabbè, andiamo a vedere se i nostri amici si sono andati a riprendere il sacchetto che hanno abbandonato prima. E intanto salutiamo non solo i veronesi. I vigili urbani sono impegnati a fare multe a Verona, quindi, ecco, diciamo che se sindaco Tosi e sua moglie la Bisinella, perché ricordiamo che a Verona c'è questa curiosità, sì, che il sindaco ha candidato sua moglie,
Sua, cioè, la sua morosa. Quindi sì, è una sorta di dinastia, sì, come i sovrani d'Inghilterra. Qua c'è il sovrano di Verona che passa di padre in figlio, di marito in moglie, il controllo della città. Tra l'altro lei è nemmeno di Verona, quindi... Vabbè, ma dai, non fare così, dai, non sbagliare è che... vie, sbagliare piazze. Ma dai, non essere populista, no, dai, fa niente, sì, fa niente. Fa niente, dai, comunque. Adesso vediamo se riusciamo a contribuire a rendere... Buongiorno, intanto ci salutano gli automobilisti che vorrebbero stare in città un pochino più tranquilli. E ancora là il sacchetto, però hanno preso l'asciugamano, mi sembra. Hanno abbandonato il sacchetto e hanno preso l'asciugamano. Noi cosa facciamo? Vabbè, ovviamente adesso non è che possiamo pretendere pulizia ovunque. Ciao ragazzi, buon viaggio! Ma che bello, vedi? La gente bella, vera, pulita, che vorrebbe prendere il treno tranquillamente. Qua c'è una bici, questa è la notizia, è ancora tutta intera, una bici parcheggiata alla stazione di Verona, è tutta intera. Buongiorno, grazie, numero uno, mi raccomando, sbuorina sindaco a Verona. Ciao caro. Vediamo quanto dura sta bici, però non è legata all'albero. Ma due lucchetti. Ha due lucchetti, uno e due, vediamo se farà la fine di quell'altro. Buongiorno. Buongiorno, ostello Santa Chiara? È perplesso. È perplesso. Eccola l'altra bici. Eccola l'altra bici. Però ripeto, il lucchetto ha tenuto qua, eh. Il lucchetto ha tenuto. Vabbè. Buongiorno. 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 Numero uno. Numero 2 e numero 3. Torniamo indietro di là. Allora, Pater, abbiamo fatto così, a sorpresa, senza avvisare nessuno, una ventina di minuti, sì, di passeggiata. Alle 6 del pomeriggio. Alle 6 del pomeriggio, allora. Verona pulita. Ciao. Ciao, alle 6 del pomeriggio abbiamo visto un po' di gente bivaccante, sì, andante, musicante. Qua ci hanno detto che la sera però la stazione di Verona offre il massimo. Sì, è un problema, è veramente un problema. Questo è una delle promesse non mantenute di questi ultimi anni. Qua c'è davvero da rimboccarsi le maniche, c'è da presidiare. Sì, non mi sembra che occorra uno scienziato, mettere due pattuglie della polizia locale sarebbe difficile. Presidiare la zona 24 ore su 24, ma non servono le parole qua, qua servono i fatti, serve qualcuno che si metta a farlo. Se ci pensi, non c'è un tourist information, non c'è un'accoglienza ai turisti. Sì, effettivamente è una città turistica fra le più belle e le più importanti d'Italia. Esattamente, non c'è un cartello che dica ai turisti che vengono da Milano, da Venezia, dove andare. Però ci sono tanti immigrati che magari possono dire altre cose ai turisti. Sì, guarda, io la penso come te su questa questione. Cioè, noi dobbiamo presidiare questa zona. Quindi qua ripeto, senza fare promesse mirabolanti, però un sindaco normale piazza due pattuglie fisse della polizia locale dalla mattina alla sera, di servizio, di sostegno, di accompagnamento e di controllo. Magari spaccio e prostituzione non è che spariscano, ma quantomeno non sono sotto gli alberi alla luce del sole. Non nella vetrina di Verona, non dove c'è il posto di accoglienza della gran parte dei turisti. Un ufficio mobile, la camionetta della polizia municipale, sì, ferma qua, che non serve anche visto, per dare indicazioni. Non abbiamo visto una... abbiamo visto. Però vabbè, cambieremo, siamo qua per questo. Domenica 25, domenica 25, 5 minuti del vostro tempo domenica per i prossimi 5 anni di Verona. Assolutamente. Guarina sindaco, assolutamente, ripeto, senza fare promesse che già altri hanno fatto, no, in passato, no, no, però no, in stazione a Verona fra 15 giorni con Guarina sindaco un presidio di sicurezza, di informazione, di accoglienza per i viaggiatori, pendolari, per gli studenti e per i turisti, nella stazione in una delle città più belle d'Italia c'è. Certo. D'accordo? Certo. Fare fatto? Va bene. A dopo. Andiamo. Ciao ragazzi. Ciao Matteo. Ciao. Tutto bene, voi? Tutto bene. Va bene. La stazione un po' meno, però insomma. Siete qua residenti? Sì. Cosa succede qua? Allora, innanzitutto qua c'è pieno di risorse, come hai detto te. Visto. Stavate vedendo niente, live? Non fanno niente dalla mattina alla sera, mi sembra impossibile. Serve una sistemata, sul serio. Vedo che bisogno di quello che mi ha stupito è che anche in pieno sole, in pieno pomeriggio, alle 6 del pomeriggio, stanno lì belli tranquilli e ti pigliano pure. Tutto bene, sì, tutto bene, ci credo, tutto bene. Poi magari torniamo quando fa un pochino buio a vedere spaccio e prostituzione. Attenzione qua, l'ordine del giorno, sicuramente di notte è terribile. Qua. Non si può vivere qua. Va bene, ragazzi, allora mi raccomando il 25 giugno. Buonasera, sindaco. Grazie.
grazie, adesso torniamo verso la macchina. Torniamo verso la macchina, così a blitz, non facciamo cose organizzate, preparate, le facciamo a sorpresa per denunciare, segnalare, spesso riusciamo anche a risolvere qualche problema perché poi intervengono i sindaci, intervengono le forze dell'ordine, non dovrebbero aspettare i live su Facebook di Salvini. In un paese normale la stazione è un posto pulito, punto, a prescindere da Salvini, però si vede che Tosi e la sua amorosa bisinella erano impegnati ad altro, stanno facendo una campagna elettorale spendendo un sacco di soldi coi pullman, con le pubblicità sull'arena, coi mega manifesti, attaccando Salvini su Facebook. Invece di attaccare Salvini, vuoi amministrare questa città? Controllala, puliscila, amala, conoscila. Vabbè, grazie. Da Matteo Salvini, per il momento è tutto, ma la serata prosegue, amici. Adesso si va in macchina, saluto Moreno, saluto Sandro, saluto Marietta, saluto Carmelo, Laura, Paola. Ripeto, chi ha l'occasione di votare domenica non la perda, non solo Verona, adesso siamo a Verona, ma Padova, Genova, Pistoia, Monza, Alessandria, Piacenza, Lodi. Cambiare a casa gli amministratori incapaci, chiacchieroni di sinistra, amici di Renzi, a casa. Le stazioni servono per prendere il treno, per andare a lavorare, per andare a studiare, per venire per turismo, non per spacciare, per far casino, per pisciare o per battere. Chiedo troppo? Una stazione di Verona pulita? Ci vediamo più tardi, non cambiate perché ne vedrete altre in giro per Verona.